Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video andrò a rispondere ad una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso tra i messaggi privati che mi arrivano sia su Facebook che su Instagram, che sono quali paesi ho visitato. Per fare questo mi farò aiutare da questa mappa qui. Chi mi segue da un pochino più di tempo sa che mi è arrivata quasi ormai un annetto fa. Con un ordine di Amazon, non è l'unica cosa che mi è arrivata, quindi se volete vedere anche le altre cose che mi sono arrivate con quest'ordine qui che comprendeva anche la mappa, vi lascio il link che comparirà in una delle schede. Dopo aver grattato i paesi che ho visitato e quindi averveli fatti scoprire, andrò anche ad appenderla qui dietro, quindi entrerà a far parte del set dei video appunto fatti qui nel mio studio. Quindi direi che vado a recuperare una monetina e cominciamo a grattare. Ok, io direi appunto di cominciare a grattare l'Italia, che è lo stato in cui vivo, quindi. Poi il secondo paese che ho visitato nella mia vita è il Belgio. Questo perché mia madre è nata e cresciuta in Belgio. E in Belgio ci abita mio zio, quindi andavamo spesso quando ero piccolina, soprattutto appunto è da un po' che non ci vado in realtà, ma ci andavamo spesso e quindi anche il Belgio è da grattare. Sempre con la mia famiglia siamo stati in Francia, in particolare il sud della Francia, la Camargue, che è un posto dove voglio tornare, e anche a Parigi. Successivamente passiamo ai viaggi, quelli magari fatti in compagnia, quindi prima con la scuola e abbiamo fatto in terza superiore un viaggio, uno scambio in Inghilterra, quindi via anche l'Inghilterra. In quarta superiore siamo stati a Budapest, quindi grattiamo anche l'Ungheria. Mentre per finire dei viaggi, quelli scolastici, in quinto superiore abbiamo fatto sia Salisburgo che Monaco di Baviera, quindi prima in Austria e poi in Germania, quindi altri due paesi da grattare. E con i viaggi scolastici, quelli che purtroppo non avete visto sul canale, ho finito. Sul canale però avete visto le mie avventure prima in Croazia e poi anche la Lubiana, quindi la Slovenia ultimamente. E quindi andiamo a grattarli, entrambi questi stati. Poi in realtà in Croazia c'ero già stata sia con i miei genitori, che poi anche con alcuni altri amici, quindi peraltro penso che Parenza e Rovigno sia il primo video che ho fatto sul canale. Se volete andarlo a recuperare non è niente di che, ma può essere comunque interessante da guardare per vedere l'evoluzione che ho fatto. Con l'Europa abbiamo finito. Cambiando continente, io l'unico altro continente che ho visto è l'Oceania. Quindi diciamo che gran parte della cartina rimarrà ancora da grattare. Quindi ci spostiamo. Ok, eccoci qua. E appunto, se mi seguite da un po', sapete che appunto sono stata per un anno in Australia e durante quest'anno sono anche andata a farmi un weekend in Nuova Zelanda, più che altro nell'isola nord, dove c'è Auckland e Hobbiton, eccetera. Quindi direi di grattare anche questi altri due stati. E purtroppo, diciamo così, con questi due stati io ho finito di grattare la mia cartina, almeno per il momento. Diciamo che tra i buoni propositi per l'anno nuovo c'è sicuramente quello di grattare via quanti più stati possibili. Indubbiamente mi piacerebbe appunto completare il prima possibile l'Europa
e cominciare a grattare anche da qualche altro continente, qualcosa di grande magari, tipo il Canada o gli Stati Uniti oppure la Cina. L'India mi attira tantissimo, come anche il Brasile e l'Argentina, quindi direi che di stati da grattare ne ho, da cui scegliere, quindi ci aggiorniamo con i prossimi video, voi iscrivetevi comunque al canale, ma non andate via perché adesso dovete dirmi se la bacheca è attaccata dritta. Ok ragazzi, io penso che sia abbastanza dritto, fatemelo sapere in un commento se anche per voi è così, se sono stata abbastanza brava, visto che non ho grande manualità nel piantare chiodi e prendere misure, quindi fatemelo sapere in un commento qui sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social, lasciate un like se il video vi è piaciuto e lo avete trovato interessante. Come vi ho detto prima, il buon proposito è quello di continuare a grattare qualche altro stato della cartina in modo tale da avere un pochino più di colore. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!